In fondo il meccanismo di azione della mafia è elementare. Tu fai quello che ti dico io e io non ti faccio del male. Anzi, se ti comporti bene, ci guadagni pure. Ma sono proprio i sistemi semplici, come gli organismi uni e pluricellulari, ad adattarsi meglio, a colonizzare con successo i luoghi più diversi. Scardinarli però è tutt'altro che facile. Eppure sono tanti i servitori dello Stato che, per riuscirci, hanno imboccato strade impervie e talvolta letali. Tra questi anche Giovanni Falcone, ricordato oggi a Pescara nell'ambito degli appuntamenti organizzati dal Premio Borsellino. Per raccontare agli studenti la lotta alla mafia, a quel tipo di mafia, sono intervenuti alcuni testimoni diretti di un percorso mutevole e mutato negli anni, passato dall'iconografia persino folcloristica del mafioso con la lupara ai raffinati colletti bianchi di oggi. Il 23 maggio di 30 anni fa, la strage di Capaci, Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta saltati in aria per mano di Giovanni Brusca e per conto di Totò Riina. Ad arrestare successivamente Brusca fu il poliziotto abruzzese Luigi Savina, ex vicecapo della polizia e presidente del Premio Borsellino. Il mafioso o il criminale associato ex articolo 416 bis oggi è molto più raffinato, sa che non deve confliggere con lo Stato, sa che più si inabissa e più può fare affari. L'obiettivo è sempre quello, il massimo guadagno sotto il profilo economico e il minimo rischio. Per loro il minimo rischio è evitare la galera, quindi sotto certi aspetti è ancora più subdola perché si intromette sul mercato legale avendo a disponibilità del denaro, mentre l'imprenditore onesto, sano, deve rivolgersi in banca e pagare gli interessi, esporsi, lui gioca con dei capitali che sono illeciti. Si dice che la mafia non abbia bisogno di eroi, ma di Stato. Però poi emergono figure che nell'immaginario collettivo sono eroi. Perché? Hanno avuto il coraggio di affrontare, molto spesso in solitudine, con grande coraggio e con grande forza, tutti gli impegni che derivavano solo dal principio del fare il proprio dovere. Ha detto rimanere soli ed è sicuramente anche così che immaginiamo uomini come Falcone e Borsellino, che magari hanno dovuto non solo combattere la mafia ma combattere quelli che dovevano essere i loro sostenitori, i loro amici. Quanto è difficile poi rimanere in questa solitudine? Ecco, i momenti più dolorosi di Giovanni Falcone in vita sono quelli in cui ha subito l'ostracismo dei suoi stessi colleghi, i problemi all'interno del suo mondo. E qui c'è una lezione di vita però importante: non si lasciò mai deprimere da questi atteggiamenti. La vita di ciascuno di noi, ognuno con i suoi percorsi, ci saranno dei momenti in cui si dovranno affrontare le cose in solitudine, e quello è il momento di ancorarsi a quelle che sono le proprie convinzioni, la propria preparazione, l'impegno. In questo c'è stato un esempio straordinario. A mio parere l'indifferenza è un qualcosa che rischia di essere devastante e bisogna formare coscienze critiche che sappiano discernere tra cosa è bene e cosa è male e indicare dei valori che ci rendano, come dire, consociati, ecco, ci rendano pronti a difendere i nostri valori fondanti. La mafia sembra cosa lontana ormai perché non ci sono più i gesti eclatanti come le stragi, però c'è. Assolutamente. La mafia c'è, esiste ed esiste attraverso delle maschere più mutevoli ed insidiose rispetto a quelle di oggi, perché si nasconde dietro parvenza e schermo di legalità. È importante questa manifestazione, come sono importanti tutte le manifestazioni che vengono organizzate e che coinvolgono i giovani, perché i giovani, i ragazzi, gli studenti non erano nati.